Siamo in compagnia dell'assessore alla provincia per quanto riguarda lo sport, Fabio Mandelli, qui a Brescia. Per quanto riguarda i campionati nazionali di tiro a volo, com'è la vostra aspettativa per le gare di domani? Beh, noi abbiamo questa fortuna di avere un punto di eccellenza che è il Trap Concaverde e ovviamente ringraziamo il CUS Milano innanzitutto per i campionati nazionali che si svolgeranno a Brescia. Ci auguriamo che possa essere un successo perché è veramente, come dicevo prima, un fiore all'occhiello per noi e ci auguriamo che tutti gli atleti si possano trovare bene. È un momento importante ovviamente anche per noi. Tra l'altro Brescia ospiterà i mondiali poi di tiro a volo nel 2015. Come vi affrontate con questo sport? C'è una forte collaborazione? Devo dire che sia con la Federazione di Tiro a Volo che col CUS c'è sempre stato un forte legame. Avere anche i mondiali nel settembre del 2015 vuol dire per noi, anche dal punto di vista turistico, un appuntamento importante e ci auguriamo di essere all'altezza come fino ad oggi comunque siamo stati. Per quanto riguarda proprio i campionati nazionali universitari, Brescia li aveva già ospitati, è una manifestazione, che cosa vi aspettate, cosa vi credete che sia, perché più credete che sia importante questa manifestazione? Vuol dire per noi portare tantissimi universitari a conoscere il territorio bresciano, dunque questo principalmente. È un campo magnifico, dunque si possono fare dei risultati importanti e ci auguriamo che l'organizzazione possa essere all'altezza. Per quanto riguarda invece il binomio con Milano, si è parlato anche in conferenza stampa dell'Expo 2015, l'auspicio che lei faceva per quanto riguarda lo sport? Ma l'Expo è ancora un punto di domanda per quanto riguarda lo sport, nel senso che si sta parlando di manifestazioni importanti a livello internazionale, ma non è ancora chiaro se saranno su tutto il territorio della regione Lombardia, dunque anche in province importanti come quella di Brescia. È questo che ci auguriamo, che non sia solo una faccenda di Milano. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.